Ciao ragazzi, sono Red. I can feel it. E invece no, invece abbiamo fottuti tutti, sono War. Perché sono War? Perché Red non ha registrato la intro e quindi giustamente ha lasciato a me questo incredibile compito. Cosa andiamo a recensire oggi? Oggi recensiremo musica aulica. Lui è il CPC, versione rock della Templar Gear. E prima della sigla un disclaimer: scusate, durante il video sentirete un rumorino di sottofondo molto fastidioso e sempre costante. Purtroppo è il microfono che fa interferenze, quindi ne abbiamo comprati altri. Il problema si è risolto, dal prossimo video tutto normale. Detto ciò, via con la sigla. Ciao, sono Red, per me sostanziale è quello. Un pochino sì. I prodotti Templar Gear si differenziano dalla stragrande maggioranza degli altri player all'interno del mercato per due motivi principali. Il primo, come vi ho già detto, è che sono stati pensati per essere utilizzati da professionisti, quindi sono veri sostanzialmente. Potreste utilizzarli per metterci dentro delle vere piastre balistiche da usare in situazioni che lo richiedono, non solo per spararci pallini tra di noi, insomma. Il secondo elemento più importante invece sono i materiali utilizzati, perché ci sono sicuramente altre compagnie che vendono prodotti simili, utilizzati sì da professionisti, ma non con gli stessi materiali. C'è una cura maniacale, infatti, sia nella progettazione che nella realizzazione del prodotto. Dopo andremo un pochino più nel dettaglio e capirete cosa intendo. Passiamo adesso agli esterni. Bene, partiamo col definire per che cosa sta la sigla CPC, senza le altre due C, ovvero Cruise Underplate Carrier, che si è ispirata come modello al... Io odio le sigle. Al JPC, il modello che avete davanti ha gli attacchi ROC, perché è il modello ROC. È ovviamente in multicam, è disponibile anche in Ranger Green, Black, Tan e Multicam Tropic. Partiamo analizzando il davanti per poi passare sul dorso e poi dopo i laterali. Lo lavoriamo ai fianchi. Prima cosa che colpisce sicuramente sono gli attacchi ROC, come vi ho detto, che vi permettono in maniera semplice di andare a sganciare o rimuovere parzialmente o ovviamente completamente il tattico. Sono veramente molto comodi e permettono di togliersi e rimettersi il tattico in maniera veloce senza dover star lì a bestemmiare tra strappe e regolazioni. E soprattutto rispetto agli sganci rapidi dei competitors danno un senso di solidità e affidabilità un pochino più alto. Ovviamente troviamo l'attacco velcro qui davanti per metterci tutte le vostre patch, robine rifrangenti, quello che vi pare, e più in basso quello per attaccarci il pannello molle. Altra cosa che ho apprezzato veramente tanto è che le clip per attaccare il pannello molle, che sono queste qui, sono nascoste da questa guaina elastica che evita appunto che facciano un rumore quando dovete camminare o non le avete attaccate, per poter operare in maniera stealth senza che nessuno vi sgami. Per quelli di voi che si chiedono quale sia la necessità di andare a rimuovere e cambiare il pannello, ve lo spiego io. Molto semplicemente, a seconda dell'arma che utilizzate o magari del setup che volete utilizzare, appunto, si può andare a intercambiare e cambiare appunto i pannelli in modo tale che si adattino senza dover andare tutte le volte a rimuovere le tasche davanti o gli accessori che avete attaccato. Per esempio, se io sto utilizzando un G36 avrò bisogno di porta caricatori un pochino più ampi rispetto a quelli di un M4. Per evitare di andare a sostituire le tasche sfilacciando tutto il sistema molle, mi basta semplicemente rimuovere il pannello che ho qui davanti e metterci quello a seconda del caricatore che voglio utilizzare. Questo funziona ovviamente con tutti i tipi di accessori che volete utilizzare. Per quanto riguarda cosa penso di questo particolare tipo di pannello, mi piace molto. La possibilità di andarlo a cambiare e sostituirlo a seconda dell'evenienza mi dà quella libertà che altri tattici invece non permettono. C'è ovviamente da dire che però per colpa di queste due clip si vanno a perdere due passanti molle. Questo però non è un grosso problema, in quanto raramente metto delle cose o delle tasche utility così larghe da occuparmi anche questi, e giusto sotto il collo non se ne sente così tanto la mancanza. Ovviamente nel caso non vi serva andarle a utilizzare non c'è problema, in quanto come vedete c'è la possibilità di andare a mettere le tasche direttamente sopra il velcro, quindi non avete nessun problema, non c'è bisogno di acquistarlo per forza. Ci spostiamo un attimino più sopra. Una cosa che io apprezzo veramente tanto, perché mi trovo spesso ad averne bisogno, sono questi passanti per i cavi. Sono parecchio utili perché evitano appunto che i cavi della radio, come la linea per l'acqua, vi si vada a intrecciare con gli altri vari cavetti che avete, che quindi vada a fare un po' di confusione e vi renda impacciato il tattico. Per quanto riguarda gli spallacci, sono veramente ben fatti. Troviamo i passanti molle anche qua sopra. Ce ne sono di due varianti, questi sono quelli leggeri. Ce n'è un'altra che si può prendere invece a parte, un bel po' più imbottita e più incazzata, a seconda di quanto peso avete sul tattico.
Li trovo veramente molto comodi, si possono ovviamente aprire per farci passare sotto la cinghia a un punto o quello che vi serve, insomma. E ovviamente vi serve poterla aprire perché qui dietro troviamo la regolazione. Vi basterà alzare questo piccolo pezzo di strap velcro e si può andare a regolare in modo tale che non vi sia troppo in avanti né troppo sotto il collo. Passiamo adesso al dietro. Come vedete è molto molto carino, ragazzi, questo tattico. Ha tutti dei tagli leggermente diversi rispetto alla stragrande maggioranza dei competitori e devo dire che esteticamente mi piace veramente tanto. È molto ben bilanciato. Partendo dall'alto troviamo ovviamente il maniglione per il trasporto nel caso che cadiate a terra o vi serva trascinare il vostro compagno o farvi trascinare. Subito sotto invece abbiamo degli altri attacchi velcro sia per le patch che per un pannello molle aggiuntivo che ovviamente non deve sopportare tutto lo stress come quello davanti che ha bisogno quindi dei clippini e può essere semplicemente appiccicato con il velcro. Altra cosa che si può aggiungere nel caso vogliate, che è permessa da queste bellissime cerniere, è l'attacco di un pannello aggiuntivo anche qui dietro, che ovviamente può essere tolto con facilità perché vi basterà appunto aprire le cerniere come una felpa e toglierlo. Questa cosa ovviamente ha lo stesso funzionamento e ratio del pannello che c'era lì davanti, vi permette di muovere un pannello con tanti accessori e cambiarlo velocemente, per esempio una tasca idrica che ha tanti attacchi ed è molto rognoso toglierla, spostarla, così basta semplicemente aprire le cerniere e toglierle in maniera semplice e veloce e come sempre senza tirare quattro madonne. Quest'altro elemento vi fa capire anche quanto questo tattico sia stato pensato per adattarsi a varie situazioni e varie necessità. Questo è uno di quegli elementi che ripetiamo sempre, però in un prodotto è molto 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 importante avere la possibilità di personalizzarlo e di farlo adattare al nostro corpo nel modo migliore. Questo vale dal fucile fino al tattico. Altro elemento che vi sarà molto importante e il cui design mi piace veramente tanto è questa bellissima taschina che sembra quella che c'è su quei pigiami, come cazzo si chiamavano? Tutti i film dove c'è quello che di notte si sveglia che c'ha il culo che si apre. Che vi permette di accedere alle regolazioni delle fasce laterali e oltre a poterle allargare e stringere anche rimuoverle completamente per cambiarle, in quanto anche le fasce laterali, come vi dirò tra poco, possono essere sostituite proprio come gli spallacci. Altra cosa prima di muoverci sul laterale, che la serigrafia che c'è qui dove c'è scritto appunto il nome del tattico e tutto il resto è fatta veramente molto bene, sembra veramente molto realistica, non è una di quelle robe, c'è anche sul davanti ovviamente, un po' cheap e paccottigliose che si può trovare su altri tattici, veramente molto carina. Passiamo adesso alle fasce laterali, prima cosa che notiamo è ovviamente che c'è lo sgancio ROC e sempre molto comodo, sinceramente è 3000 volte più semplice sia da mettere ma anche da regolare di quelli che hanno il velcro, non mi si vede, di quelli col velcro davanti che dovete andare a chiudere che tutte le volte da una parte più lento, dall'altra troppo stretto e tirate sempre come al solito un sacco di porconi. Oh, hai tanti di quei look. Anche qui ovviamente troviamo passanti molle tagliati al laser, quindi veramente molto belli, non vi riesco a descrivere perché in video non si rende però la sturdiness quanto è ben fatto, quanto è resistente questa parte qui. Normalmente gli altri tattici nelle fasce laterali non offrono una gran qualità, sono molto spesso denigrate a cosa secondaria che non importa, qui invece sono veramente ben fatte anche dal punto di vista del pattern del multicam. Ovviamente anche qui possiamo trovare 3-4 varianti diverse che quindi si può andare a sostituire sul tattico. Le due che mi piacciono di più sono quella, oltre ovviamente a questa che è la più utile, semplicemente con la banda elastica, quindi ce la mettete sopra, non avete gli attacchi, e quella ovviamente che invece ha sia i passanti molle che la possibilità di mettere dentro una piastra aggiuntiva balistica per coprire anche il fianco. Passiamo adesso agli interni. Bene, ve l'abbiamo girato come un calzino, come potete vedere, è ovviamente, come ho detto, girato, non spaventatevi, l'abbiamo fatto così in modo tale che possiate vedere effettivamente quello che c'è nella parte interna. Quello che si può notare sin da subito è ovviamente che questa parte interna sia molto molto leggera, ve lo faccio vedere da più vicino, ovvero è veramente molto sottile. Ovviamente sono state applicate queste bellissime bombature in spugna morbida che permettono all'aria di circolare e quindi vi danno meno occlusione, meno chiusura e passa molta più aria, sudate di meno, eccetera, eccetera, eccetera. Questo potrebbe essere visto come un beneficio sotto tutti gli aspetti, ma non è proprio così. Infatti un piccolo difetto, si sente infatti la mancanza di imbottitura un po' più grossa, un po' più compatta quando si mettono piastre rigide. Questo ne va infatti a intaccare un pochino il comfort. Questo può essere ovviamente ovviato mettendo piastre morbide oppure imbottendolo con del costa. Diamo un'occhiata agli alloggiamenti per le piastre.
ovviamente avete la vostra taschetta che si va ad aprire. Ho apprezzato molto che non sia, come spesso accade, tutta completamente rivestita di velcro, che quando va aperta ci sono delle madonne da tirare perché si continua a incollare al velcro tutte le volte. È molto molto spaziosa, è compatibile ovviamente con i tipi di piastre normali, ovvero Sapi e Esapi. Parliamo adesso dei materiali e dei vari tagli e cuciture che ci sono sul tattico. Prima di parlarne vi dico questo: se c'è una cosa che abbiamo imparato giocando a The Witcher 3 è che i polacchi, se si mettono lì e lavorano, fanno delle robe fenomenali. Battute a parte, questo tattico è veramente veramente ben fatto, non solo perché Templar Gear predilige ancora il lavoro a mano e non solo gestito da macchine, ma anche perché i tagli al laser sono di una finitura incredibile, come lo sono anche tutte le cuciture. Non c'è, e vi dico non c'è, vi sfido a trovarlo, un baffo del filo che sbava, non ce n'è. Hanno un controllo qualità veramente altissimo e si vede quando un prodotto del genere ti arriva sotto mano, ragazzi. Per quanto riguarda il peso, non pesa un cacchio, è un po' come dire, per quanto riguarda i soldi, di soldi non ne abbiamo. No, questo tattico pesa veramente poco, intorno agli 800 grammi, ovviamente senza nessun accessorio, però è un peso veramente irrisorio, infatti è di una leggerezza che è degna di nota, perché molto spesso si tende a sottovalutare, soprattutto quando mi chiedete su Instagram e il resto, quanto possa essere importante, oltre alla bellezza magari esterna del tattico, oltre agli attacchi del velcro per le vostre patch, oltre alla possibilità di attaccarci tutta una serie di tasche, la comodità. Ma di questo ne parliamo proprio qui. Siamo finalmente arrivati quindi alle feature speciali, come avete visto, e la feature speciale di questo stupendo tattico è sicuramente la modularità e la comodità. Che cosa intendo dire con comodità e modularità? Beh, semplicemente che tendiamo infatti a sottovalutare pesantemente l'importanza che può avere il tattico nelle nostre performance, nel nostro gameplay quando andiamo a giocare. Questo perché un tattico scomodo, o un tattico che non vi permette di respirare, un tattico dove non arrivate bene alle cose, un tattico che vi ingombra, che vi ostruisce i movimenti, va a incidere pesantemente su quello che poi potete fare effettivamente in campo. Questa sembra una grandissima banalità, ma finché non si comincia a fare dei piccoli salti di qualità fino ad arrivare magari a un prodotto del genere, non ce ne si rende conto. Ma io che cazzo ne so, scusa. No, lo dico per esperienza personale, perché anch'io sono partito prendendo quei tattici ovviamente orripilanti da 50 euro che mi facevano sembrare un soldatino di latta. Man mano mi sono evoluto, ho preso delle robe sempre più comode, fin quando non sono arrivato a indossare cose come queste non mi sono reso conto di quanto venivo trattenuto e bloccato nel rendere in campo come volevo. Un tattico comodo è alla base, quasi più importante di un fucile che funzioni bene. Bene, siamo quindi giunti alle conclusioni finali. Forse dovrei smettere di dirvi cosa sta per succedere, farlo apparire su schermo e dirvelo di nuovo, però a me piace fare così. Qual è quindi il voto che vogliamo dare a questo bellissimo tattico? È un 9.3. Sostanzialmente abbiamo deciso di dargli questo voto, che non è un 10, che sarebbe la perfezione, per i seguenti motivi. Primo tra tutti, che un pochino è andato a minare quasi tutte le voci, sono le imbottiture interne. Ovvero sì, sono comode, fanno passare l'aria, ma come detto diventano abbastanza scomode nel momento nel quale abbiamo delle piastre rigide. Siamo stati veramente molto critici sotto questa voce, più che altro perché è un tattico che viene fornito anche a professionisti, quindi persone che ci usano dentro piastre balistiche vere, Sapi e tutto il resto. E nel momento nel quale ci si va a mettere dentro una Sapi 4, per dire, che per chi non lo sapesse è semplicemente una piastra con una durezza e uno spessore un pochino più importante, più incazzato, diventa abbastanza scomodino, questo c'è da dire. Ovviamente per noi che giochiamo nel soft air questa cosa non importa, ed è, ci tengo a precisare, veramente un pelo nell'uovo quello che stiamo tirando fuori, però visto che è così bello, così ben realizzato, abbiamo voluto essere precisi a 150 gradi, che poi erano 360. L'ultimo piccolo elemento che va un pochino a minare è sicuramente il fatto che molti degli accessori, la stragrande maggioranza degli accessori, vadano presi a parte. Questo significa che avete un tattico che ha un sacco di possibilità, un sacco di attacchi, per cui però dovete prendere effettivamente tutti gli accessori sostanzialmente a parte. Questo va a minare anche un pochino il prezzo, che già è abbastanza alto, che come rapporto qualità-prezzo ci sta tutto. Se ci andiamo ad aggiungere anche gli accessori, capite che ci sono un paio di punti in cui, uffa, uno può storcere il naso. Ripeto, sono tutti dei peli nell'uovo, in quanto questo prodotto ha preso un 9.3, vi fa capire che è veramente qualcosa di ben costruito, ben congegnato, che gioca su tantissimi punti forti, come detto la qualità dei materiali, come detto il fatto che abbia tra l'altro un design abbastanza sottile da poter fittare, quindi stare bene anche a chi non è molto muscoloso, che quindi è un pochino più magro e non si trova qualcosa che gli sta gigantesco addosso e sembra l'omino Michelin sostanzialmente.
diciamo le cose come stanno, è un tattico che costa tanto e sa di costare tanto e se ne vanta, ma perché è andato a comprare un prodotto che comprate una volta ed è estremamente resistente e duraturo, che vi si adatta al corpo, che si adatta a tutta una miriade di situazioni e che quindi vi offre una copertura, come detto prima, a 360 gradi, senza poi bisogno di andarla a cambiare in un tot di tempo o di andare a cercare un modello migliore. È infatti quello definitivo. Bene, spero di avervi emozionato con questo incredibile video. Io vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi, mettervi like. Abbiamo bisogno del vostro supporto. Il nostro canale non piace a YouTube e abbiamo bisogno che voi ci diate una mano a continuare a crescere, perché vogliamo costruire una fandom, una fanbase convinta e croccante. Ricordo che ci sono tutti i link del mio Instagram, l'Instagram del negozio. Siamo a Reggio Emilia, me lo chiedete spesso. Siamo a Reggio Emilia, trovate tutte le informazioni qui in descrizione. Iscrivetevi al canale, controllate il link per questo stupendo tattico e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Stay hungry.